dolce del tuo amore nel caffè. Che poi per quanto dolce sai, purtroppo amaro è. E mi ritrovo un po' più sola ormai. Finalmente è Natale, signora Lucia. Ma non è come le altre volte. In ogni caso, il presepe bisogna finirlo. Mettiamo le statuine? Scusate, è un po' tardi e vorrei vedere Diego. Devo dargli un regalo speciale che mi ha dato Gabriella. Vado a prenderlo. No, vado io. Anzi, ci andiamo noi due. Voi continuate a parlare. Andiamo, sì, andiamo. Vives. Vuoi bere qualcosa, Carmen? No, grazie. Tra poco devo andare, signora Lucia, ma prima vorrei dare a Diego quello che gli ho portato. Certo. Ecco il nostro ranocchietto. Oh. Io sistemerò le statuine per Diego, deve imparare, per lui è la prima volta. Beh, io penso che sia ancora troppo piccolo per capire. Lui lo sa. Tutti i bambini lo sanno. Qui ci va Gesù bambino, perché non abbia freddo. Così dicevo a Gabriella e lei ripeteva sempre, perché il bambino non abbia freddo. E la Vergine Maria qui, riparata, perché la poverina ha appena partorito. San Giuseppe è un uomo, lui può sentire un po' di freddo. E poi i pastori vanno a parlare con lui. L'asinello va a sinistra, perché è il suo posto. E il bue a destra, per cortesia verso l'asinello. E perché è più grande. E così ripara il bambino dal freddo. E lo protegge. Ah, figlia mia, per questo non c'è la stella. Come ho potuto perdere così la mia stella? Dammelo, Laura. Vieni qui, piccolo mio. Signora Lucia, Gabriella ha voluto che ci fosse scritto l'amore mio su questa medaglietta e l'ha baciata. Diego, è come se io fossi tua madre in questo momento. Tua madre ti benedice, amore mio. Vedi? Alla fine è arrivato Natale. E Giulia? Giulia? Dov'è Giulia? Non lo so. Dov'è Giulia? Thank you.
Signori, vi presento il nuovo signor Marco Clemente. Oh! Sembri un altro. Davvero? Cosa avete da ridere? Guarda, guarda. Niente. E dove hai lasciato tuo padre? La domanda è buona, perché io adesso sembro tuo nonno. Papà, non sei più vecchio. Io non sono mai stato vecchio. Ah, stai molto bene. Non ti devi Marco, preoccupare. Queste sono decisioni che si prendono a Capodanno. Proporrei un brindisi. Buona idea. Prego. Grazie. Grazie. Alla salute del nuovo Marco Clemente. No. Io voglio brindare a voi. A te. Ai vostri regali. Grazie, Marco, grazie. E a mio figlio. Bene, dopo cena apriamo i regali, ma adesso il primo bacio senza baffi. Cin cin. Sì, mamma, quel tizio è scomparso. Non so che fine abbia fatto. Davide, io credo che te la stia prendendo troppo per questo caso. Quell'uomo ti ha detto che lei viaggiava, ma può essere semplicemente un errore. No. C'è qualcosa di più. Sta attento. Ricordati che il commissario ti ha detto che non devi intrometterti. Però io lo voglio fare, mamma. È come se avessi un muro davanti ai miei occhi, impenetrabile. Ma io so che c'è qualcosa di più. Vedi, per un anno intero le ho sentito dire esattamente le stesse cose tutte le volte che l'ho vista. Al principio pensavo che si vergognasse, che si creasse dei problemi perché proteggeva il pilota, visto che erano amici fin da piccoli, sono cresciuti insieme, invece no. È strano, mamma. Tutte le persone a cui ho chiesto informazioni sul signor Andrea Montero, i suoi colleghi, i suoi amici, mi hanno detto esattamente la stessa cosa. Assurdo. E la stessa identica cosa succede con Gabriella. Quando ho parlato del caso di Gabriella alla scuola di recitazione con i suoi compagni, con i professori, anche su di lei mi hanno detto la stessa identica cosa, che non la credevano capace di aver fatto una cosa simile. Allora adesso cosa vuoi che ti dica? Io devo continuare a credere alla sua innocenza. Io credo che lei dica la verità. E vuoi saperne di più? Il commissario crede che Gabriella abbia un conto in banca all'estero. Ma dove stanno quei soldi? Dove stanno quei soldi? Davide. Io adesso parto per un viaggio di qualche giorno. Sì, e dove vorresti andare? Vorrei trovare una casa in un altro posto. Non posso più vivere qui. E per quale ragione? Non eravamo d'accordo che ne avremmo parlato con calma dopo la mia laurea. Non posso. Non posso, credi. Figlio mio, è meglio così. Mamma, si può sapere adesso che cosa mi nascondi? Cosa c'è? Che cos'è che non vuoi dirmi? Che dici, Margherita? Non è male oggi il pasto. Il solito. Guardate Gabriella. Vieni, Gabriella, siediti insieme a noi. Hai visto come sta bene? Oh, che bel vestito. Grazie. Scusate. Scusate, posso metterlo a posto? Cosa stai facendo? A casa mia si fa così. In questo momento il mio bambino lo vede così.
Gabriella. Giulia. Marco, Marco, amore, è davvero... Buon Natale. Meraviglioso, grazie. Buon Natale, amore mio. Ma scusa, Marco, dove lo mette Eleonora, questo collier? Me lo spieghi? Oh, al collo, mi pare ovvio. Certo, non avete capito. Intendevo a quale festa, a quale ricevimento. Dovrà andarci con le guardie del corpo. Basta io. Eleonora esce solo con Marco. Anche senza questo gioiello dovrebbe essere guardata a vista. Marco, Marco, questo è per te. Ma tu me lo hai già dato, il tuo regalo. No, 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 non è mio. Che strano, non l'avevo visto prima. Beh, di sicuro te lo manda qualcuno della servitù. Aprilo, dai. Aprilo, Marco, sono curiosa. Che cosa sarà? Papà, papà. Che sarà? Che strano. La persona che te l'ha mandato si è dimenticata di metterci il regalo. A meno che non sia quel pezzo di stoffa. Sul biglietto non c'è scritto il nome. Deve essere sicuramente un errore. Beh. Marco, non sarà uno scherzo. E che cos'altro potrebbe essere? C'è sempre qualcuno che non ha niente da fare. Sì, è vero. Però prendersi il fastidio di mandarti una cosa così il giorno di Natale... Lo trovo veramente di cattivo gusto. Non capisco, è davvero molto Signora strano. Bianca. Sì, hai ragione. Le sono stati consegnati dei regali in questi giorni? Ma sì, come sempre, signor Clemente. Guardi quanti regali ci sono sotto l'albero. Sì. E non ricorda quando ha ricevuto questo? Papà, lascia perdere. Non ha nessuna importanza, non ne vale la pena. Signora Bianca, mi faccia il favore, lo butti via. Sì, signore. Grazie, tesoro. Ma si è fatto tardi e abbiamo ancora mezza famiglia da andare a trovare. Andiamo, Marina. Sì, subito. Grazie. Ciao, tesoro. I prossimi giorni mi devi accompagnare. Ciao, Marco. Grazie. Ci vediamo. Vieni con noi, Renato. Sì, certo. I piccioncini rimangono? Sì. Ho promesso a Pierpaolo di andarlo a prendere per portarlo all'istituto. Vuole andare a trovare i suoi amici. Non è vero. Lui vuole restare da solo con la mia figlioccia. E non gli mancano le buone ragioni. Beh, impara anche tu, Emilio. Ah, Marina. La giovane coppia è come un giocattolo nuovo. Uno ci vorrebbe giocare tutto il giorno. Non cambierà mai. Adesso andiamo, o arriveremo tardi. Vi accompagno. È la verità. Dai la tua battuta. Ciao. Allora noi ci vediamo domani a colazione. D'accordo, papà. Ciao, Marco. Ciao. Ciao, Marco. Divertitevi. Ci vediamo, a presto. Posso abbracciare? Ma certo. Ho dovuto convincere i guardiani. Mi hanno lasciata entrare, ma solo per poco. Come va a casa? Veramente, stavamo molto male per te. Ci guardavamo in faccia. E poi è arrivata la tua amica. Allora è venuta. La mamma non voleva nemmeno fare il presepe, ma quando sono uscita ho visto che lo stava facendo. E la catenina? Quale? Quella che ho mandato a Diego. Tramite lei? Sì. Deve avergliela data. Ha detto che aveva portato qualcosa. Ma io non ce l'ho fatta più. Sono venuta immediatamente qui, sperando che mi facessero entrare. Grazie per essere venuta, Giulia. No, non mi devi ringraziare. Io...
Io sono venuta per dirti che sto malissimo per quello che ci siamo dette l'ultima volta. Io ti voglio bene. Se hai bisogno di qualcosa, devi dirlo a me. Io sono tua sorella. Va bene, non fare così. Adesso basta. Basta. Coraggio. Oggi è Natale. E tu? Tu sei molto bella. Scommetto che tutti i ragazzi che frequenti all'università ti faranno una corte serrata. A proposito, me ne ero quasi dimenticata. Gli studi vanno bene, vero? Sì, vanno bene. Ma parlami di te. Stai benissimo. È vero che mi sta molto bene. Ti piace il mio vestito? Sì. L'ho cucito io, sai? È davvero stupendo. Mamma me lo aveva detto che cucivi molto bene. Ma non mi aspettavo tanto. Gabriella, io sono sicura che tu uscirai di qui molto prima della... della scadenza. Chi può saperlo? Sai, Laura ti ha comprato una quantità enorme, forse una tonnellata di cose per il trucco. Sembrava impazzita. Non avevo mai visto tanti prodotti tutti insieme. Ti ho pensato tanto. Io credo veramente che tu abbia ragione, Gabriella. Una persona che sta in un posto così, sempre al chiuso come questo, deve cercare di stare meglio che può. Per vivere qui, no. È inutile. Io lo voglio per il giorno che verrà. Per il grande giorno. Quando uscirai di qui, vuoi mettere su un salone di bellezza o un negozio di vestiti? No. Voglio fare un'altra cosa. Giulia, avvicinati. Se tu potessi vedere il tuo viso come lo vedo io in questo momento, io lo cambierei. Ti scioglierei i capelli. Li farei meno lisci. Con un bel taglio. Un taglio moderno. Gabriella. E la pelle più trasparente. Più bianca, capisci? Più delicata. E poi metterei in risalto gli occhi con una riga. Perché sembrino ancora più grandi. E quanto alle labbra, le tingerei con un rossetto molto più intenso, che dia risalto. E poi userei del fard, chiaro e scuro, fino a qui. In questo modo il viso risulta più affilato. E perché, Gabriella? Io lo chiamo il potere. Il potere, sorella. Il nostro potere sta qui. Questo è diverso da questo. Come il camaleonte. Ma dimmi, come sta Andrea? Meglio. Adesso ci sono più speranze. Ha aperto gli occhi. Come se qualcosa in lui volesse tornare a vivere. Tu lo ami, non è vero? Certo, tu lo ami. No. Non voglio vederti piangere. Ti si rovina il trucco. Questa riga è malfatta. La puoi fare molto meglio.
proprio fortunato, Andrea. Nonostante la sua disgrazia, è fortunato. Quando si sveglierà da questo lungo sonno, troverà te. Buon Natale, sorellina. Ti amo. Mi piace vederti così. Brindiamo. A te. Al tuo prossimo figlio da qui a un anno. Va bene. Da qui a un anno. Il prossimo Natale ti voglio vedere un po' più grossa. Col pancione. Brava, col pancione. Sarai il primo fratello del nostro piccolo Pierpaolo. Te lo prometto. Va bene. Contenta? No. Ero contenta quando mio cugino mi invitava a mangiare degli hamburger a New York. No. Sono felice. Con te sono felice. Ti giuro che mi sentivo morire quando mi hai messo il collier. Erano tutti sbalorditi. Questo non è un collier di brillanti. Questa è una delle sette meraviglie. Andremo a fare un viaggio a febbraio. Voglio che sia un viaggio molto lungo. Voglio andare lontano, in Egitto, in India, in Giappone, in Malesia. Voglio che il nostro primo figlio sia concepito a Gerusalemme. Sì, a Gerusalemme. In Terra Santa. Voglio fare un viaggio da febbraio a novembre. Posso incaricare Leonardo di tutto. Ci portiamo anche Pierpaolo. Lo faremo stare insieme a noi. Marco, dici davvero, Marco? Ma certo, è la verità. Voglio allontanarmi da tutto per un po'. Voglio rinnovarmi. Dimenticare. Non devo dimenticare niente. Voglio godermi te e Pierpaolo. Marco, quello straccetto rosa che ti hanno mandato... No, non pensarci, lascia perdere. No, Marco, è come... è come se qualcuno avesse voluto dirti non so che cosa. Come se ci fosse qualcuno che ti odia. Sicuramente è stato uno scherzo. Non vale la pena pensarci. E adesso? Vogliamo andare a dormire, signora Clemente? Siamo nella giungla e tu sei il mio Tarzan. Sì, io sono il tuo Tarzan. E io l'ho tua adorata. Apri, apri. Giulia, ma dov'eri, figlia mia? Sono andata da Gabriella. Ma non avevi il permesso? La guardia mi ha fatto entrare per qualche minuto. L'hai vista? Sì, per poco. E come sta? Bene. Era emozionata perché abbiamo fatto il presepe. Mamma, quella signora ti ha dato una catenina per Diego? Sì. Lui adesso sta dormendo. Ah, Giulia, le hai detto che domani vado a trovarla? Sì. C'è qualcosa che non va. Perché, mamma? Non so, ti vedo un po' preoccupata. Mamma, tu l'hai vista ultimamente e mi avevi detto che adesso si curava, che era più bella. E questo ti ha preoccupato, non è vero? Ecco, io non so che cosa succeda dentro la sua testa, figlia mia. Non lo so, però mi è sembrato come se fosse cambiata.
Mamma, io ho paura. Ho paura per lei. Non lo so, c'è qualcosa che Gabriella non ci ha detto. Sono andata a trovarla perché volevo dirle che nonostante tutto io le voglio bene, che al di là di ogni cosa è mia sorella. Però la persona con la quale ho parlato oggi era diversa. Era come se non fosse lei. Mamma, credimi, mi ha fatto paura. Perché non è la stessa persona che viveva con noi. È un'altra. Buonanotte, Gabriella. Margherita, è stato portato il regalo in quella casa come ti avevo chiesto? Certo, sta tranquilla. Buonanotte, Margherita. A domani, Gabriella. A domani. È buona, vero? È buona la pappa? Ah, dobbiamo mangiare tutto, Diego. Buongiorno, Lucia. Oh, Mariana. Come va? Ciao, amore mio. Come stai? Stai mangiando? Mangia come un intero battaglione. Per questo è identico a Gabriella. È un mangione. Ed è preciso come un orologio. Quando arriva l'ora di mangiare, non lo ferma nessuno. Sì. Comincia a protestare. Qualcosa non va, Mariana? No, niente. Rimani qui con noi? No, non posso. Non posso, sono venuta solo per salutarti. E dove vai? Parto, Lucia. Voglio andare un po' al mio paese. Oh, come mai? Che è successo? No, niente. Voglio andarmene. E Davide mi raggiungerà dopo la laurea. È una decisione che avevo già preso da molto tempo. Ma non mi avevi detto niente. Sei sicura, Mariana? Te ne vuoi andare per davvero? Sì, Lucia, me ne voglio andare. Fammi salutare il mio tesoro. Oh, certo. Il mio piccolo amore. Eccolo qui. Il mio tesoro. Mi mancherai tanto, lo sai. Tantissimo. Cresci bene, bambino mio. Cresci forte. Ti penserò sempre, te lo giuro. Sempre. Ogni momento. Bene, me ne vado. Grazie di tutto, Lucia. Mariana. Scusate, adesso devo andare. Mariana. Addio. E grazie a tutte e due, grazie di tutto. Aspetta. Addio. Che cosa è successo a quella donna? Non so. Ma se la vedi, forza! Dai, forza! Dai, forza! Dai, forza! Direttrice, ti vuole parlare subito! Vengo! Accomodati. Buongiorno, direttrice. Buongiorno. Siediti. Grazie. Come stai? Bene. Mi fa piacere. Gabriella, oggi sono 3 anni che sei qui, lo sapevi? Sì. Per l'esattezza, tra 1 ora e mezzo. Entrai qui che mancavano 10 minuti a mezzogiorno. Guardai l'orologio. Al tuo posto l'avrei fatto anch'io. Senti, Gabriella, vorrei parlare con te di alcune cose.
Ieri ho inviato al ministero il rapporto sulla condotta delle detenute. E per quanto ti riguarda ho definito il tuo comportamento esemplare. La ringrazio molto, direttrice. Ho scritto anche che hai seguito con molto interesse tutte le attività, che hai terminato a pieni voti i tuoi studi, per quel po' che ti mancava, e che hai collaborato pienamente con noi sia nella sartoria, sia per quanto riguarda i corsi di parrucchiera, di disegno e di trucco. Ah, Gabriella, ti ho raccomandato anche come assistente per il corso di parrucchiera. Mi fa piacere, direttrice. C'è un'altra cosa che è molto importante. Per la prima volta ti ho citato perché potessi ottenere l'indulto. Certo, è abbastanza prematuro, perché, come ben sai, hai scontato solo un quarto della pena. Ma, tuttavia, è importante che il tuo nome venga segnalato nel rapporto. Grazie ancora, direttrice. Bene. Adesso parliamo del concorso di moda. L'abbiamo deciso ieri con il viceministro. Un concorso? Esattamente. Vedi, l'idea che abbiamo è la seguente: riunire un gran numero di persone per fare un concorso di moda, capito? Ci saranno tre premi: il ditale d'oro, il ditale d'argento e un diploma per il primo, secondo e terzo premio. Ci sarà una giuria composta da un gruppo di signore dell'alta società e presieduta dal signor De Luca, una persona molto importante. Questo concorso sarà una cosa bellissima per tutte voi. E si farà qui? No, Gabriella, in un teatro. E si farà pubblicità sui giornali, in televisione, sarà una cosa ben organizzata. Si può indossare qualsiasi tipo di vestito? Qualsiasi tipo di vestito. Questa è davvero una buona notizia. Allora bisognerà lavorare molto. Eleonora? Sì? È tardi, se vuoi che ti accompagni in palestra. Arrivo subito, amore mio. Fammi preparare un caffè, per favore. Va già in ufficio, signor Clemente? Sì, sarò lì fino a mezzogiorno, Cinzia. Ecco, questa è la posta. Buongiorno, signor Clemente. Ah, buongiorno, Bianca. Per favore, prepari un caffè per la signora. Vuoi un caffè, no, Cinzia? No, grazie, signor Clemente. Sì, signore. Hai visto mio padre? No, signor Clemente. Gerardo mi ha detto che è uscito molto presto. Ah, qui c'è una cartolina di Pierpaolo. Sembra che si stia divertendo molto. Ha scritto Pierpaolo, ti manda un bacio. Che tesoro. Come sta, Cinzia? Bene, signora Clemente. Con permesso, devo andare in biblioteca. Allora, io torno prima delle tre. Sì, signore. Sì, signore. Sì, signor Clemente. Forza, forza, andiamo, che è tardi. Marco, quando andiamo a prendere Pierpaolo? Tra due settimane. Parlerà inglese quando torna? Ma starà lì soltanto un mese, non lo so. Le prime vacanze che passa fuori casa. Comunque sono felice che stia a casa di mio padre. A quest'ora starà sciando sicuramente. Signora, il caffè. Grazie, Bianca. Che pasticca hai preso? Vitamina B. Eleonora, non hai più ripreso le altre pillole, non è vero? No, da sei mesi. Marco, quale dici? Quelle anticoncezionali? Mm-hmm. No. E non ci sarà qualcosa che non va? Amore, non ti preoccupare. Oggi ho parlato con il dottore e mi ha detto che non c'è niente di cui preoccuparsi. Anzi, da un giorno all'altro posso restare incinta. E chissà che non sia stato ieri. Via, via, adesso andiamo. Sì, andiamo. Piccolo progresso. Adesso dovremo dirlo a Gabriella. Sarà tanto, tanto contenta. Il mio figlio, sì. Come sono felice. Durante questa settimana lo terremo sulla sedia a rotelle solamente per un'ora. È meglio che non si stanchi. Sì, dottore, sarà fatto. E poi ho una buona notizia. Ieri un collega mi ha parlato di uno specialista, il dottor Riccardo Sarti. Sembra che abbia studiato nuove tecniche per la riabilitazione. E dove sta?
Ho preso un appuntamento con lui per Andrea la settimana prossima. Oh, che bello! Ce lo porto io. Possiamo farlo uscire dalla stanza? Perché no? Tu adesso devi andare in televisione, Laura. Non importa, farò un po' tardi. Lo voglio vedere. È meraviglioso. Piano, fate piano. Forse potrà tornare ad essere una persona normale. Grazie a te. Sarà quello di prima. Io so che lui ce la farà. E se lo portano in prigione? Matilde, non è il caso di parlarne proprio ora. L'importante è che sia qui con noi e che guarisca presto. Sì, sì, certo. C'è la dottoressa De Palma. E chi è la dottoressa De Palma? Ha detto che aveva un appuntamento con lei, che le ha telefonato la settimana scorsa. Ah, sì, la dottoressa De Palma. È la direttrice di non so quale carcere. Mi dispiace, me ne ero completamente dimenticata. Falla pure entrare. Subito, signora. Buonasera. Buonasera, prego, si accomodi. Come sta? Bene, grazie. Si sieda. Grazie. Ci siamo sentite la settimana scorsa. Ci stiamo impegnando molto nel nostro progetto, il concorso di moda fra le detenute. Vogliamo avere un'ottima giuria e per questo sono venuta personalmente a portarle l'invito. Ah, grazie. E quando ci sarà? Venerdì prossimo, perché non lo ricordava? Com'è? Sì, certo. Ciao, Marina. Oh, scusate. Buonasera. Come sta, signora Clemente? Noi ci conosciamo. Non si ricorda di me? La dottoressa è la direttrice del carcere. Lei è venuta 2 anni fa a visitare il nostro istituto. Ah, certo, il carcere. Noi non lo chiamiamo carcere. Mi scusi. Volevo proprio parlare con lei, signora Clemente. L'ho chiamata la settimana scorsa, ma mi ha risposto la segretaria. La segretaria? È la nuova segretaria di Marco, non la conosci. Ma voleva dirmi qualcosa di importante. Per noi, sì. Ne stavo giusto parlando con la signora. Vede, sarei felice che anche lei facesse parte della giuria del concorso che stiamo organizzando con le recluse. Un concorso di moda. Era per questo che l'avevo chiamata. In carcere? Mi scusi, ma in quel posto... No, 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 non lo faremo nell'istituto, ma in un teatro. Insomma, mi farebbe piacere averla con noi venerdì prossimo. Perché non lo dice anche a suo marito? Sarebbe meraviglioso se venisse anche lui. Tu andrai, Marina? Penso di sì. Beh, in questo caso conti pure su di me. Sarò dei vostri. Grazie, vi ringrazio molto. Mi hai fatto innamorare.